Il sibilo degli attacchi aerei e frastoni dei pesanti bombardamenti anche questa mattina hanno svegliato Khartoum, la capitale del Sudan. Eppure ieri sarebbe dovuto scattare un cessate il fuoco per una settimana, ma anche questa tregua, la settima annunciata, è stata violata sul nascere. Dal 15 aprile, infatti, in gran parte del Sudan non si sono mai fermati i combattimenti tra i due generali golpisti che si contendono potere e risorse, e cioè Abdel Fattah al-Burhan, presidente a capo dell'esercito sudanese, e Mohamed Hamdan Dagalo, detto MT, leader dei paramilitari delle forze di supporto rapido. Dal 15 aprile almeno 528 morti e 4.600 feriti. L'UNICEF ha denunciato che solo nei primi 11 giorni di conflitto tra le vittime c'è un numero spaventosamente elevato di bambini, 190 uccisi e altri 1.700 feriti. Il bilancio complessivo dei morti rischia di essere appesantito anche dal difficile accesso all'assistenza sanitaria. Solo a Khartoum due terzi delle strutture mediche sono chiuse. Diversi quartieri continuano ad affrontare gravi carenze idriche in seguito a blackout, mancanza di carburante e danni alle forniture idriche. A causa dei combattimenti sono già 334.000 gli sfollati interni. Nei sette paesi confinanti almeno 100.000 i rifugiati sudanesi, che potrebbero arrivare a 860.000, stando alle previsioni dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati. Sempre l'ONU ha esortato i paesi di tutto il mondo ad autorizzare l'ingresso e il soggiorno delle persone in fuga dalla guerra in Sudan.